Nella sfida fra due formazioni ambiziose ma entrambe reduci da un passo falso, la spuntata per 2-0 il Matelica che si conferma bestia nera delle abruzzesi. Dopo i successi con Pineto e San Nicolò, i ragazzi di Tiozzo sono riusciti a fare bottino pieno all'Aragona anche con la Vastese al termine di 90 minuti combattuti. Per gli abruzzesi di Colavitto, che per quanto fatto nella ripresa avrebbero forse meritato il pari, si tratta del secondo KO di fila dopo quello di Pineto e primo casalingo stagionale. All'Aragona la squadra di casa con Bagaglini al rientro dopo la squalifica si schiera con il solito 4-3-3. I marchigiani rispondono con un 4-3-1-2. Avvio di gara di studio fra le due squadre con gli ospiti che si affacciano per la prima volta dalle parti di Camerlengo al sesto con Olivera che in area si gira concludendo però debolmente al lato. La formazione di casa cerca di fare pressione nella metà campo ospite facendo però i conti con una difesa ben piazzata davanti a Demalia. Al sedicesimo poi in uno scontro di gioco si infortuna il difensore biancorosso Iodice sostituito da Iarocci. Al diciannovesimo si rivede intanto la squadra ospite con un tiro alto di Losicco. Al ventunesimo però la Vastese arriva ad un passo dal vantaggio con Stivaletta che crossa centro area per Cristaldi che riesce di testa solo a sfiorare la sfera che termina al lato. La gara resta però abbastanza bloccata con i due portieri di fatto inoperosi fino al 32esimo quando l'estremo matelicese Demalia su tiro dalla distanza di Fiore a compiere il primo intervento degno di nota. La prima parata facile per Camerlengo arriva invece solo al 44esimo su conclusione tutt'altro che irresistibile di Gioia dai 18 metri. Nella ripresa al secondo subito Vastese pericolosa con un colpo di testa di Leonetti che manca di poco il bersaglio grosso e una fiammata isolata visto che poi non accade più nulla. Il tecnico ospite vede la sua squadra piuttosto spuntata e decide così di gettare nella mischia al sedicesimo Magrassi per Gioè. Passa qualche attimo e i marchigiani trovano il vantaggio con Losicco che di piatto mette la sfera alle spalle di Camerlengo su perfetto cross di Oliveira. Colavitto così decide di ricorrere a Bittaia che entra al posto di Stivaletta. La squadra di casa cerca di spostare in avanti il baricentro del gioco ma si vede al 25esimo solo su punizione alta di Fiore. Al 36esimo ancora Vastese pericolosa con Leonetti che alza però sopra la traversa un pallone piuttosto invitante. Il forcing finale della formazione di casa vede al 40esimo la respinta con i pugni di Demalia su De Chiara. Ci prova poi anche Alberico al 90esimo ma non è giornata per i biancorossi visto che poi al 45esimo Magrassi nella più classica delle azioni di contropiede fa 2-0 chiudendo con qualche minuto di anticipo la contesa e domenica prossima i biancorossi di Colavitto saranno di scena ancora davanti al pubblico amico per ricevere la visita della Jesina, una gara questa assolutamente da vincere. Colavitto, non si è vista oggi probabilmente la miglior Vastese, anche evidentemente perché di fronte c'era una squadra forte come il Matelica, però per quanto fatto nella ripresa probabilmente il pareggio sarebbe stato anche il risultato più giusto. No, siamo stati secondo me puniti oltre misura, chi è venuto a vedere la partita sicuramente la squadra ha retto bene l'impatto per tutti i 95 minuti, ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione, però i ragazzi ci hanno messo tanto impegno e su questa strada bisogna andare avanti. Cos'è successo in occasione del gol di Losicco? La difesa si è un po' addormentata? No, quella è stata una ripartenza veloce, questa frenesia di voler andare in porta, dobbiamo un po' calmarci, dobbiamo un po' essere un po' più riflessivi, ecco perché comunque siamo un po' frenetici, ma purtroppo in due ripartenze ci hanno punito. Che c'è stato da dire? C'è stato da dire che ritorni a casa con zero punti. Importante a fine gara l'applauso della curva per la squadra, evidentemente i tifosi hanno apprezzato quello che i suoi ragazzi hanno fatto. Non scherziamo dai, perché cioè, questa è una squadra costruita da zero e stiamo facendo bene, ci manca la cosa più importante che è il risultato. Ora ci mettiamo a lavorare durante la settimana in maniera consapevole e capire dove si sbaglia e cercare di non sbagliare, sapendo che comunque ogni partita è una storia a sé, ogni partita è difficile in questo girone e quindi ci serve la lezione, queste piccole disattenzioni. Domenica prossima ci sarà un'altra gara casalinga qui all'Aragona con la Jesina, potrebbe essere l'occasione giusta per tornare al successo. Guarda, la squadra scende in campo eppure oggi scende in campo per i tre punti, a Pineto è scesa per i tre punti, con l'Avezzano per i tre punti, poi chi è più bravo a metterla dentro vince la partita. Noi, ti ripeto, ci sta mancando qualcosina in fase di finalizzazione, non intendo solo
diciamo così, gli attaccanti, ma anche chi accompagna l'azione da dietro, e quindi anche oggi ci sono state 3-4 situazioni, soprattutto il primo tempo, dove le potevamo sfruttare meglio. Non è stato così, quindi dobbiamo analizzare questi aspetti per cercare di crescere e cercare in tutti i modi di tornare alla vittoria. Noi sia le bestianere noi stessi, se facciamo come domenica scorsa, dove è successa una debacle che io avevo detto non si ripetesse più. Oggi sapevamo di venire qua a trovare una squadra tosta, organizzata. Immaginavo anche non potessimo esprimere il nostro gioco, e, però al di là ce la siamo battuta bene il primo tempo, colpo su colpo, dove noi abbiamo avuto qualche presupposto e loro qualche presupposto, mai tiri. Il secondo tempo, non lo so, probabilmente, non so, abbiamo tenuto quel ritmo del primo tempo, o loro non sono riusciti o noi abbiamo incrementato. Io credo poi alla fine noi abbiamo giocato bene, siamo riusciti a invadere bene l'area di rigore non giocando benissimo, ripeto, perché bisogna ben chiarire che la Vastesa è una squadra che è forte organizzata, ma siamo riusciti ad alzare un po' il nostro baricentro. Poi passati in vantaggio lo abbiamo ribassato, ma sapevo che Magrassi, nonostante la sua mole che è 1,94 m, ha la possibilità di attaccare bene gli spazi e di affondare sui loro centrali difensivi uno contro uno, e abbiamo chiuso la partita. E